lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali. Nella giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali della pace, desidero rivolgere il mio commosso pensiero a tutti i nostri concittadini vittime durante iniziative apprestate per soccorrere e assistere popolazioni in condizioni di fragilità, per contribuire al ripristino della stabilità e della sicurezza e per affermare i valori del rispetto della dignità umana nelle aree in cui l'Italia è chiamata ad operare nel contesto della comunità internazionale. Nelle operazioni di ristabilimento della pace e per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la Repubblica Italiana continua a rappresentare un esempio, grazie alla vicinanza e alla capacità di dialogo con le popolazioni locali. A quanti vi sono impegnati vanno l'apprezzamento e la gratitudine del Paese. Una nuova pagina è stata scritta in questo periodo di emergenza sanitaria, che si è aggiunta alle altre dure prove alle quali sono sottoposte le popolazioni di tante aree del pianeta. L'odierna commemorazione, oltre a rappresentare un momento importante per ricordare quanti hanno perso la vita per affermare il valore della pace, deve essere fonte di riflessione e di spinta nel percorso di condivisione e solidarietà, teso ad affermare i valori universali dei diritti umani. Ai familiari che continuano a soffrire per la mancanza dei propri cari, esprimo la vicinanza e la riconoscenza del Paese, unitamente al mio grato e affettuoso pensiero. Roma, 12 novembre 2021. Vengono ora resi gli onori ai caduti.